Amici di Endu Channel, benvenuti a questa nuova puntata di Idee di Viaggio. L'idea di oggi è super famosa, il Cammino di Santiago, ma interpretata in modo un po' diverso, in bicicletta. Chi ce lo racconterà è Costanza Brini, una ragazza che sta cercando di trasformare la propria passione per i viaggi in una professione. E questo viaggio è stato proprio commissionato per poi scrivere una guida per cicloturisti. Andiamo quindi ad incontrarla e a farci raccontare tutti i dettagli per affrontare al meglio questo viaggio. Ciao, ciao Costanza, Max. Ben arrivata. Come stai? Bene, grazie. Tu? Benissimo, benissimo, e non vedo l'ora di parlare con te. So che mi racconterai un viaggio molto, come dire, molto famoso, ma interpretato in modo diverso, perché tu l'hai fatto in bici. Esatto. Giusto? Giusto. Andiamo? Andiamo. Partiamo, vai. Costanza, mi piace sempre iniziare conoscendo un po', insomma, le tue origini, dove sei nata, dove sei cresciuta, insomma, conoscere un po' di te, prima di iniziare a entrare nel vivo della puntata. Allora, io sono originaria di Roma, quindi sono cresciuta in una grande città, lontano dalla natura, che poi ho iniziato a amare nel tempo. E in realtà però ho sempre amato la montagna, perché ci andavo con la mia famiglia nella zona del Trentino Alto Adige. Di solito i romani, non so perché, ma vanno lì in montagna. È vero, è vero, è vero. Amano moltissimo la settimana bianca per i romani. Esatto. In Alto Adige è un must. Esatto, è un grande classico, quindi in questo non siamo stati originali. Comunque ho iniziato ad amare la montagna così sporadicamente, e poi dopo la mia laurea triennale in lettere che ho conseguito a Roma, ho deciso di fare un anno sabbatico e sono partita per lavorare alla reception di un ostello della gioventù in Francia, sulle Alpi francesi, quindi nella zona dell'Alta Savoia. Sì. E lì ho preso, diciamo, una maggiore confidenza con la montagna, la natura e l'esplorazione, sia a piedi sia in bicicletta, perché ho avuto, diciamo, la mia prima bici un po' più da battaglia con cui poter esplorare. E da quel momento direi che la mia vita è un po' cambiata, nel senso che la dimensione appunto della natura e dell'esplorazione si sono fatte predominanti, e ho deciso infatti di trasferirmi a Torino da Roma, che è pur sempre una grande città, però circondata dalle Alpi, c'è anche la collina con un bel bosco, quindi le fughe sono molto agevoli e anche molto frequenti. Che attività svolgi? Il mio lavoro, diciamo più da routine, è quello di insegnare proprio italiano, che è un lavoro che mi piace ma che, dico sinceramente, non mi basta, quindi rappresenta una parte di me. E quindi un aspetto che però mi porto dietro da questo percorso è la passione un po' per la scrittura, in generale per l'approccio umanistico alle cose e per la fotografia. Quindi sono due cose che ho un po' sempre avuto e che mi porto dietro nei viaggi, quindi mi piace documentare con la penna o con la macchina fotografica o con entrambe. Beh, sono passioni che vanno veramente a braccetto con il viaggiare, perché avere la capacità di raccontare ciò che vivi sia con le immagini sia con le parole è fondamentale per poterlo a volte magari anche trasformare in un'opportunità di lavoro. Esatto, esatto, ed è un po' l'obiettivo diciamo della mia vita. Senti Costanza, ma che tipo di viaggiatrice sei? Ma allora, quando viaggio al 100% per me, quindi senza nessuna responsabilità lavorativa, amo viaggiare all'avventura. Perché il viaggio secondo me inizia proprio in quel momento, quando smetti di sapere cosa ti aspetta e ti sorprendi continuamente. Quindi mi piace molto l'autostop, mi piace farmi ospitare dalle persone magari incontrate, impreviste. Quindi appunto, quando sono viaggi per me, massima libertà e massima avventura. Quando c'è diciamo una commissione lavorativa o qualcosa di simile, cerco comunque di godermi il viaggio, però magari con qualche restrizione in più, un po' più di programmazione, un po' più di ordine. Quindi sei già riuscita a fare questo passo di trasformare in parte la tua passione in un'attività?
Ma allora sì, diciamo che è un work in progress, okay, continuo. Però sì, quest'estate ho avuto l'occasione di fare un viaggio che è stato un viaggio a tutti gli effetti commissionato, ovvero percorrere tutto il cammino francese di Santiago, dalla partenza appunto fino a Finisterre, per una casa editrice che si chiama Terre di Mezzo, mm-hmm, e che ci ha chiesto di percorrerlo e documentarlo a 360 gradi per poi essere appunto gli autori della guida, quindi scriverne tutti i contenuti e anche scattare le immagini fotografiche che poi figureranno appunto nella guida. Che sarà poi l'idea di viaggio che ci racconterai oggi in dettaglio. Esatto. Ma ho colto però anche nelle tue parole un plurale. Esatto, infatti hai colto bene, ovvero io appunto mi occupo della parte, come appunto potrai immaginare, più tra virgolette artistica, quindi scrivere, fotografare, ma viaggio insieme al mio ragazzo con cui abbiamo un progetto, si chiama Giacomo e il progetto è Ora Pedala, e insieme percorriamo le ciclovie italiane e non solo, appunto in questo caso siamo stati in Spagna, con l'obiettivo di documentarle e di farle conoscere, quindi ci piacerebbe che più persone possibili si approcciassero a questo mondo che è quello del cicloviaggio, che è un mondo bellissimo ma che a volte fa un po' paura, no? Perché c'è chi banalmente non sa che bici comprare, non sa dove andare, perché c'è un po' di disorganizzazione e disinformazione al riguardo. Ma entriamo un po' nell'idea di viaggio di oggi. Raccontami un po' nel dettaglio che cosa hai vissuto, quante tappe, quanti chilometri, quante... insomma, incominciamo a fare una sorta di scheda di questo viaggio che avete affrontato, che è la classica, il classico percorso di Santiago, ma fatto in bicicletta. Esatto. Vabbè, il viaggio, il cammino di Santiago non ha bisogno di presentazioni in sé, perché è un grande classico, appunto. Con la differenza che però appunto è un itinerario che solitamente si percorre a piedi. Si incontra qualche viaggiatore in bici e lo abbiamo incontrato anche noi, però si vede che è un viaggio, d'altronde ha una storia di pellegrinaggio, nato per essere percorso a piedi. Quindi uno dei motivi per cui noi lo abbiamo affrontato è proprio capire come approcciarsi quando invece sei in bicicletta. Chiaro. È un viaggio lungo perché da Santiago fino a Finisterre sono 900 chilometri, quindi è un viaggio nel quale non bisogna tanto spingere quanto resistere di fatto, certo, perché è appunto la lunghezza che ad un certo punto ti strema, non tanto l'intensità, e che parte dalla Francia, è un percorso in realtà che si svolge quasi interamente in Spagna, però parte dal confine tra Francia e Spagna prima dei Pirenei, e infatti nella prima tappa si valicano proprio i Pirenei, dove appunto nel Medioevo poi è morto Orlando, il paladino di Carlo Magno, quindi attraversi anche un luogo che senti proprio intriso di storie o magari ti ricordi, no, dai tempi della scuola. E è un viaggio che in bicicletta noi abbiamo pensato in 16 tappe fino a Finisterre. Quindi con delle pause? Abbiamo fatto una pausa un giorno a Logroño, per diciamo più che altro perché volevamo mettere insieme il materiale raccolto, quindi in vista della guida. Okay, certo. E poi una pausa a Santiago che invece abbiamo fatto proprio perché io lì ero sfinita. Credo, non l'ho finite misurata, ma avevo la febbre sicuramente. E quindi c'è stato un giorno di ci siamo goduti la città che merita, ma allo stesso tempo abbiamo ricaricato un po' le batterie per poi fare l'ultimo pezzo fino a Finisterre. Quindi dicevo, sono 16 tappe, sono tappe non troppo lunghe perché vanno dai 50 ai 75 chilometri. Quindi affrontabili, dislivello? Il dislivello, ma anche quello è medio, ci sono delle tappe dove il dislivello è impegnativo, ce ne sono 3 o 4 dove supera i 1000 metri di dislivello positivo. Immagino Pirenei soprattutto. Esatto, Pirenei e poi l'ingresso in Galizia, che è montuoso, quindi il passaggio tra Castiglia e Galizia comprende una serie di montagne da superare. E se no nella media secondo me sui 600-700 metri di dislivello positivo affrontabili, assolutamente, sul chilometraggio di questo, esatto, tipo, esatto, affrontabili. Forse se vogliamo evidenziare una difficoltà diciamo un po' tipica di questo itinerario è che c'è tanto fondo sterrato, perché ovviamente appunto essendo pensato per chi va a piedi, chiaro, l'asfalto è evitato il più possibile, certo, e in bici a lungo andare insomma l'asfalto e lo sterrato, perdonami, si ripercuote anche sulle braccia, la salita sterrata comporta più fatica, la discesa più attenzione, quindi però è assolutamente fattibile insomma anche da chi non ha una grande esperienza di questo tipo. E visto che presenta molto sterrato,
che tipo di bici avete scelto per affrontare questo tipo di percorso? Questo è un tema importante che si lega anche proprio al discorso della guida che stiamo scrivendo, certo. Perché finora molte persone che hanno affrontato questo viaggio hanno scelto di stare sulla strada asfaltata nazionale che corre vicino al sentiero, avendo però un'altra esperienza, perché chiaramente vai su asfalto, è più agevole, puoi usare qualunque bici, però ti perdi lo spirito, ti perdi gli incontri, ti perdi dei luoghi accessibili solo su sterrato. Quindi, scegliendo invece di stare sul cammino vero e proprio, la bici ideale può essere una mountain bike, o in alternativa, quella che abbiamo usato noi e con cui ci siamo trovati molto bene, è la gravel, la classica, che è appunto l'ibrido, no, tra mountain bike e bici da strada. Ed effettivamente, visto che comunque non mancano i pezzi su asfalto e comunque lo sterrato non è così estremo, secondo noi è un compromesso ideale, assolutamente. E con che formula invece, che formula avete scelto invece per portare i bagagli? Guarda, noi in generale nei nostri viaggi abbiamo come parola d'ordine minimalismo e essenzialità. Questo è indispensabile. Quindi, direi, un viaggio poco, il minimo indispensabile. Esatto. Okay? E in generale abbiamo un approccio appunto bikepacking, quindi non abbiamo le borse attaccate appunto al portapacchi, ma sono attaccate direttamente alla bici, sono appunto molto ridotte ai minimi termini. E io nello specifico ho una borsa davanti sul manubrio dove tengo la macchina fotografica, l'obiettivo, insomma. Io ho fatto la stessa scelta quando ho viaggiato in bicicletta, è comodissima, accedi in un attimo. Esatto. E poi dietro ho una borsa appunto la classica da bikepacking da 18 litri, piccolina. Costanza, quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a intraprendere questo tipo di percorso? Ma sicuramente, anche se magari può risultare banale, la curiosità. Proprio di vedere, voglio dire, è un viaggio che affrontano tutti da sempre. Perché ci deve essere qualcosa, no, che gli altri luoghi non hanno. Ed effettivamente appunto l'hai la trovato. Risposta è che poi sì, c'è qualcosa di diverso e non voglio svelare di più per lasciarlo scoprire a chi si avventurerà. Quindi sicuramente questo. E poi, non so, il desiderio anche di percorrere proprio un viaggio dove poter pedalare in sicurezza per 900 chilometri. Certo. Questo non è frequente, no? Perché spesso le ciclovie sono magari su strada, intersecano appunto i tragitti delle macchine, mentre lì sei tu, la bici, la natura, gli incontri, però si vede che è un itinerario pensato per questo, no? E quindi questo è un altro fattore che sicuramente va a favore di questo cammino. Costanza, come sai, c'è un rito nella nostra rubrica Idee di Viaggio, che è quello di scoprire che cosa non può mai mancare nel tuo zaino. Ce lo fai vedere? Certo. Bene, allora fermiamoci e scopriamolo. Costanza, siamo pronti e andiamo a scoprire il tuo zaino? Certo, eccolo. Vai. Eccolo. Quindi, primo oggetto, molto importante, anche se può sembrare banale, la borraccia. Sì, bravo, ovvero, hai detto bene, potrebbe sembrare scontato. Potrebbe sembrare banale. Intanto una prima cosa è che secondo me è importante portare non l'acqua, ma la quantità giusta d'acqua, perché spesso si pensa che magari possa bastare un mezzo litro, mentre quando si fatica, si pedala, ci si disidrata, c'è bisogno di tanta acqua, quindi questo è intanto un primo tema. E poi una volta, diciamo, sono particolarmente legata all'acqua perché una volta mi è capitato di non averne portata abbastanza proprio sul cammino e mi sono trovata a dovermi fermare sotto l'unico albero che c'era in quella zona e a pregare che la prossima, insomma, fonte d'acqua fosse lì vicino, e in realtà non era poi così vicina. E quindi da quel momento in cui appunto la mancanza d'acqua mi è pesata tanto, ho capito che piuttosto non mangio, ma l'acqua sempre. Ti ha segnato, quindi come questo sempre, queste cose è un primo. Lasciano un segno indelebile e quindi... Esatto, ogni oggetto ha una storia. Poi la macchina fotografica. A me, vabbè, piace fotografare, te l'ho questo detto. L'abbiamo già scoperto nel tuo racconto, esatto. E quindi non può assolutamente mancare. Esatto, e poi anche perché è un invito in un'epoca in cui tutti fotografiamo con il telefono, ma la qualità non è sempre il massimo, a non scegliere per forza la soluzione più comoda, ma magari quella che ti porta qualcosa di più bello, no? Su questo, guarda, sfondi veramente una porta aperta. Io condivido totalmente il tuo pensiero. Cioè, secondo me c'è un abisso fra fotografare col cellulare e fotografare con la macchina fotografica. Assolutamente, quindi siamo per la qualità. Perfetto.
E poi un oggetto un po' più particolare, diciamo, meno pratico e più, se vogliamo, spirituale. È un piccolo amuleto, è una pietra, questa che mi ha regalato un'amica, e che porto nei miei viaggi un po' come portafortuna e un po' come un oggetto di casa che in qualche modo, come dire, mentre sogno nuovi orizzonti, mi fa anche ricordare chi sono, da dove vengo e qual è la mia storia. Molto particolare, quindi questa è un'amica che te l'ha regalato? Sì, un'amica, Camilla. Sì. Camilla, esatto. Ricordiamola. Lo merita, visto che la porto con me. Certo. Molto bene, molto bene. Costanza, io direi che possiamo ripartire. Molto bene. Perché insomma hai ancora tante cose da raccontarmi. Certo. Andiamo? Andiamo. Andiamo. Dai. E se una persona che ti sta ascoltando si sentisse non adeguata ad affrontare un percorso di questo tipo, dove anche fisicamente sicuramente c'è un impegno, no? Quindi tu cosa consiglieresti? Guarda, dico una cosa che non sono parole mie. Abbiamo conosciuto questo ragazzo, appunto, delle Marche, che diceva sempre questa breve frase: ognuno potrebbe. E io questa frase me la sono segnata, perché appunto è vero, cioè vedi una barriera all'ingresso, ma quando sei lì intanto non è così difficile, e poi anche quando ci sono le difficoltà ci sono le persone sempre pronte ad aiutarti, cioè c'è un'umanità che non trovi in nessun altro luogo uguale a quella, quindi andare senza timore, perché poi il viaggio si fa da solo. Se posso, Costanza, ti dico che nel tuo modo di raccontare è molto coinvolgente, è stimolante. Grazie. E quindi spero che questa tua voglia di trasformare questa tua passione in un lavoro e quindi di raccontare delle opportunità di viaggio, che è una cosa che io personalmente amo moltissimo, possa continuare e darti soddisfazione, perché hai tutti gli elementi perché questo possa accadere, sicuramente. Ti ringrazio, lo spero anch'io, assolutamente. Costanza, è stato un grande piacere condividere questo viaggio con te e grazie per averci raccontato questa tua prima esperienza da essere di vivere un viaggio da protagonista e poterlo raccontare agli altri, e spero di incontrarti su qualche percorso pedalando insieme. Grazie a te, Max, e buon cammino a tutti i futuri pellegrini che ci saranno. Buon cammino.